4 bis, 4. Giro la palla. Caccamo, buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti, è un onore essere qui. Ciao Riccardo e benvenuto. No, aspetti, c'è subito un piccolo problema. Io non sono Riccardo, sono Roberto. Roberto? A me ha chiamato uno al telefono l'altro ieri, mi ha detto io sono Riccardo di Vendo le Rose. E io oggi è venuto qua per parlare con lui. No, allora, c'è stato un problema. Chi l'ha chiamata sono effettivamente stato io, ma io sono Roberto di Fuori Rosa TV. Oh, non sei Riccardo? No, non sono Riccardo. Vabbè, io me ne prendo, me ne torno al bar e me ne vado. Vi saluto. No, dai, caccamo, adesso lasciamo perdere. Non è importante che io sia Riccardo o sia Roberto. Adesso andiamo avanti con l'intervista, così come vuoi, no? Perché se vogliamo subito fare una questione su queste cose. No, no, nessuno vuole fare questione. Oh, ok, allora cominciamo. Ecco, allora la domanda che le faccio subito è: Sarri, l'addio di Sarri, come l'ha vissuto? L'ho preso molto male, perché Sarri è stato veramente un amico fraterno e devo dire che è stato molto, molto, sempre molto gentile come vicino di casa. Come vicino di casa? Sì, perché io vi racconto la cosa. Io praticamente, se non ho il presidente che abita sotto e l'allenatore che abita sopra, io non compro la casa. Io compro una casa a seconda di dove abita il presidente. È così dai tempi di Bruscolotti e Ferlaino. Ah, quindi lei ha De Laurentiis e Sarri praticamente come vicini di casa. Sì. Sì, praticamente sì. Ah, beh, quindi è una cosa positiva. No. Ah, no, come no? No, perché c'è un problema. Adesso vi racconto un aneddoto proprio per farvi capire il problema. Praticamente, o presidente, Indo, quello là. Ah, De Laurentiis, De Laurentiis, non sa neanche come si chiama il suo vicino di casa. Oh, io lo chiamo presidente. Ogni 2 o 3 mesi Indo se ne va in America, oh, a Miami, Los Angeles, dove va, non è importante. No, vabbè, che vabbè, va avanti, caccamo. Praticamente, io ogni volta che parte mi sento da solo, perché mi manca la figura presidenziale. E allora io vado nella sede di Napoli e accatto un orsacchiotto per dormire con la maglietta di Napoli. E io arrivo a casa, me lo stringo e mi passa la solitudine presidenziale, almeno per la notte. Vabbè, una bella idea, cacca, sì, però il problema è che l'ultima volta io, presidente un partito, io ero a casa e sono andato alla sede di Napoli. Ha già accattato il solito orsacchiotto, l'ho messo nel letto vicino a me. La notte io sono cominciato a gridare: lasciami, lasciami. Ho detto: ma che succede? Che succede? Era Insigne. Ma come Insigne? Ma cacca, ma si rende conto? Lei ha preso Insigne. Ma è colpa mia se che quello somiglia a un peluche. Lo somiglia a un orsetto di un peluche. Colpa mia. È colpa sua, sì, magari poteva accertarsi un po' di più, ma il fatto sta che comunque lui ha cominciato a gridare: io ti denuncio di qua, non capisce la situazione, non ha capito la situazione, è veramente un problema. E quindi adesso ogni volta che presente parte non posso più neanche accattare un peluche. Cacca, capiamo il suo problema. È un problema, sì, è un problema. Due, il secondo problema è che Sarri, che devo dire la verità, facevo un fritto misto che non ti saziava, però da vedere era bellissimo. Ah, beh, sì, ho capito. Quindi fritto misto che non ti fa avere nulla, però era bello da vedere. Esattamente. Il problema è che adesso è arrivato Ancelotti, Chillo non smezza le porzioni. Cioè, arriva con la lasagna e se la accatta tutta lui. Ah, ecco qual è il problema. Cioè, Ancelotti mangia tutta la lasagna. Sembra una cosa da poco, Riccardo. È ancora con Riccardo, però vabbè. Comunque, allora, insomma, mi sembra di aver capito che lei non è d'accordo, non è stato tanto d'accordo con lo scambio Sarri-Ancelotti. Ma io sarei anche d'accordo per una pulipa, per il mio stomaco no, perché io ho sempre fame. Vabbè, sì, giustamente, pensando che lui si mangia tutta la lasagna, esattamente.
Comunque adesso dovrei andare perché voi sapete che mio figlio Boranga, ah sì, è vero, lei aveva dato tutti i nomi dei portieri ai figli. Esattamente, bravo, vedi che è preparato lei, Riccardo. E non sono Riccardo, vabbè, dai, andiamo avanti, che anche se non sono Riccardo, ecco, allora. Boranga ha avuto lo figlio e l'ha già chiamato Donnarumma. Eh beh, sì, giustamente, perché deve essere un portiere, il nome di un portiere. Sì, ma il problema è che qua è che l'ha chiamato Donnarumma e adesso non riesce più a tenerle posate, bisogna imboccarlo quando mangia. Ah, sì, le cade tutto, ha una presa veramente, peggio di veramente. Ha una presa similare a quella di un'anguilla, ma l'anguilla non è neanche le zampe, appunto, quindi scade tutto. Ah, va bene, insomma, in poche parole, suo nipote Donnarumma ha una pessima presa, esattamente, deve essere l'uomo. Va bene, dai, la salutiamo, Caccamo, arrivederci, arrivederci. Ciao Riccardo, e non sono Riccardo, arrivederci.